963 cavalli. Motorizzazione ibrida, a benzina ed elettriche. 350 km orari di velocità massima. 499 esemplari previsti. 1.200.000 euro il prezzo di listino. Sono gli impressionanti numeri della Ferrari, la più prestazionale ed esclusiva Gran Turismo di sempre, in grado di offrire esperienze di guida fino a ieri riservate ai piloti di Formula 1. Non a caso la vettura è stata sviluppata sulla base delle indicazioni fornite da un tester del calibro di Fernando Alonso. Dunque, una vera e propria icona, al punto da meritare subito un posto nella collezione di opere d'arte Ferrari, firmate ed Italia. Autentiche sculture in bronzo laminato palladio in scala 1:18, realizzate a regola d'arte, secondo una delle più antiche tecniche riproduttive, la microfusione a cera persa. Seguire come nascono questi capolavori è come compiere un viaggio a ritroso nel tempo, a cominciare dalla modellazione, che si avvale dei più moderni strumenti digitali, ma che viene rifinita rigorosamente a mano, lavorando di cesello, per assicurare la più fedele realizzazione del calco in gomma, ovvero la matrice, di ciascun esemplare previsto dalla tiratura. Introducendo nel calco la cera fusa ad alta pressione, si creano i vari pezzi, che vengono poi disposti a grappolo su un candelotto di cera e inseriti in un apposito cilindro per la successiva colata di gesso. Per favorire la perfetta adesione del gesso alle cere e l'eliminazione delle bolle d'aria, il cilindro è collocato su un piatto vibrante e sottovuoto. A questo punto il gesso viene cotto al forno per 24 ore a 750 gradi, in modo da lasciar sciogliere e colar via tutta la cera. È ora possibile colare all'interno dello stampo il bronzo fuso. Ed è sempre un'operazione magica e affascinante. Il bronzo, colando nell'intercapedine, riempie il vuoto lasciato dalla cera ormai sciolta, creando così la scultura. Dopo aver atteso il raffreddamento del bronzo, il gesso viene rotto per poter estrarre l'oggetto grezzo, che verrà dapprima lavato e poi scomposto nei suoi vari elementi, eliminando i chiodi dell'alberatura.